tumore al seno nelle donne giovani. Se ne è parlato alla residenza Gasparini grazie a un convegno promosso dal senologo Giorgio Macellari, che ha fatto il punto della situazione su una patologia che a Piacenza conta una trentina di casi all'anno nelle donne con meno di 40 anni. Si tratta di tumori fortunatamente meno frequenti rispetto alle altre fasce di età, circa il 6% di tutti i tumori femminili, però sono più aggressivi ed è questo l'elemento che ci preoccupa. Più aggressivi perché sono effettivamente biologicamente un po' diversi dai tumori menopausali e postmenopausali. E poi perché purtroppo la diagnosi è leggermente più tardiva. C'è poi un altro aspetto importante che crea sofferenze nella donna giovane e riguarda le cure, non tanto le cure chemioterapiche. La chemioterapia, tutto sommato, la donna giovane la sopporta addirittura meglio della donna più avanzata di età. Sono le terapie ormonali, perché queste provocano degli effetti molto molto intensi, talora devastanti, sulla sessualità, sulla forza cognitiva, sull'energia intellettuale, sulla vita di coppia, sulla vita relazionale, con delle ripercussioni anche sul lavoro, per cui sono cure che effettivamente risultano molto più pesanti.